Allora, stiamo parlando sempre dell'amministratore di sostegno, avvocato Cerasoli. Rispondendo anche al messaggio che è arrivato, è una figura delicata di cui ti devi fidare. Come viene fatta la scelta? Ci sono degli albi, è una professione, va retribuita. Chi sono, chi può essere l'amministratore di sostegno? Tante sono le perplessità al riguardo. Allora, dunque, dobbiamo chiarire una cosa. L'amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare, cioè noi presentiamo un'istanza se chiaramente riteniamo che ce ne sia la necessità, però poi ogni esigenza, ogni valutazione in ordine all'eventuale nomina è fatta dall'autorità giudiziaria. Quindi quando io sento parlare, come nella domanda che è stata presentata, di figura losca, ecco, sinceramente, mi si rizzano un po' i capelli in testa perché è nominata appunto dal giudice tutelare, risponde al giudice tutelare, fa un inventario iniziale di quelli che sono i beni della persona, ogni anno deposita una relazione sulla gestione non solo economica ma anche poi socio-sanitaria della persona. Il giudice spesso richiede chiarimenti, io parlo di Vicenza perché Certo. chiaramente appartengo al Foro di Vicenza e quindi è la situazione che vivo quotidianamente. E ricordiamoci che l'amministratore di sostegno, che sia un familiare o che sia un soggetto terzo rispetto alla famiglia, è un pubblico ufficiale. Quindi se compie qualcosa che non va, risponde di reati penali, quali ad esempio il peculato. Quindi dobbiamo avere fiducia in questa figura perché c'è un controllo da parte dell'autorità giudiziaria. Normalmente il giudice tutelare sceglie nell'ambito familiare, perché l'amministratore di sostegno dovrebbe farsi portavoce di quelli che sono i bisogni e le aspirazioni della persona, e chi meglio di un familiare conosce quelle che sono appunto le esigenze della persona. Se però magari ci sono situazioni familiari conflittuali o non c'è nessun familiare disposto ad assumersi questa responsabilità, il giudice provvederà a nominare una persona terza, che può essere magari indicata anche dalla persona stessa, o scelta in un albo che è presente, parlo sempre di Vicenza, presso il nostro tribunale, ma in ogni tribunale, persone chiaramente formate e ben consapevoli della responsabilità a cui vanno incontro. Quindi è una figura che deve essere guardata non con sospetto, ma con estrema fiducia, perché Assolutamente. appunto l'obiettivo è proprio quello di aiutare una persona in stato di bisogno, non certamente di complicargli la vita, ecco, Non tutt'altro. è una professione oppure no? Deve essere retribuito No, non è come? una professione. Allora, innanzitutto è un incarico gratuito, quindi non è previsto un compenso, ma possono essere previste, si usa il termine indennità, che chiaramente vengono disposte dal giudice, quindi non è una cosa che l'amministratore di sostegno gestisce in autonomia. Qualora ritenga di aver svolto, cioè qualora si ritenga che il compito sia eccessivamente gravoso perché ha comportato un notevole, diciamo, impiego di tempo, si può chiedere al giudice la liquidazione di un'equa indennità e sarà il giudice a stabilire se la persona ne ha diritto e in che misura, chiaramente sulla base del patrimonio del beneficiario, cioè della persona stessa, cioè non è a carico dello Stato l'indennità. Quindi possiamo avere anche amministratori di sostegno che non percepiscono alcuna indennità perché magari si trovano a gestire situazioni in cui magari la persona non ha neanche gli occhi per piangere, Certo. però chiaramente non si parla di compenso ma di un'equa indennità qualora appunto l'attività svolta sia particolarmente impegnativa. Avvocato, se la persona è sola, ha bisogno di una donna, di un assistente, di una badante, ha bisogno di andare in una casa di riposo, deve partecipare, non può farlo alle riunioni condominiali perché è una casa di proprietà, deve alienare dei beni, insomma, delle cose. Questo se ne occupa Esatto. l'amministratore di sostegno? Allora, dunque, sì, assolutamente sì. Diciamo che l'amministratore di sostegno, nel decreto poi che diciamo di nomina, quindi emesso dall'autorità giudiziaria, ecco, lui verrà a compiere tutta quella che è l'ordinaria amministrazione, quindi la gestione, diciamo, più ordinaria della vita della persona, la svolgerà senza bisogno di particolari autorizzazioni.
Le attività invece di straordinaria amministrazione, come ad esempio la vendita di un immobile, oppure dare in affitto la propria abitazione o magari liquidare delle polizze assicurative, ecco, queste sono tutte operazioni che devono essere autorizzate in modo specifico dal giudice tutelare. Quindi bisognerà presentare un'istanza al giudice, spiegare perché si ritiene necessaria questo tipo di operazione e il giudice, se ritiene che il tutto risponda alle esigenze della persona, autorizzerà e quindi per fare un esempio pratico, se si tratta della vendita di un appartamento, sarà l'amministratore di sostegno con l'autorizzazione del giudice tutelare che materialmente si recherà dal notaio e firmerà in luogo, ovviamente della persona. Chiaramente tutto quello che si ricava va, ad esclusivo, beneficio e interesse della persona e non dell'amministratore di sostegno. Quindi quello che si ricava viene assolutamente versato in quello che è, per capirci, il conto corrente del Certo. beneficiario. E E anche anche l'inserimento in casa di riposo, la firma del contratto di inserimento in struttura, anche attivare tutta quella serie di benefici economici che sono connessi alla situazione di non autosufficienza, quindi il certo. riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, dell'invalidità civile e quant'altro, sono tutte operazioni, che vengono svolte dall'amministratore di sostegno. E se la persona, lei prima mi parlava di interdizione, quindi non necessariamente deve essere interdetto, e l'inabilitazione? Allora, diciamo che oramai le figure dell'interdizione e dell'inabilitazione sono figure ancora vigenti, quindi esistenti nel nostro ordinamento, però assolutamente residuali. Oramai la figura dell'amministratore di sostegno, possiamo dire, le ha sostituite perché adattandosi a quelle che sono le esigenze della persona, noi potremmo avere un amministratore di sostegno che ha una rappresentanza legale totale della persona. Sono amministratore di sostegno di un signore anziano che non dico in stato vegetativo, ma quasi. Quindi è chiaro che in questo caso i miei poteri sono assolutamente di rappresentanza legale totale. E quindi diciamo che oggi come oggi di interdizione non ha neanche Quindi più esiste. senso parlare, anche se sono figure ancora giuridicamente esistenti. Se la persona che ha un amministratore di sostegno, magari anziano, ma non anzianissimo, volesse sposarsi, può farlo? Deve intervenire l'amministratore di sostegno? Cosa succede? Allora, non è escluso che possa sposarsi, tutto dipende da quella che è la sua situazione, diciamo, psichica, cioè se c'è una volontà consapevole di sposarsi, e che non sia evidentemente una persona non in grado di capire che cosa il matrimonio, comporti. Quindi non è detto che l'amministratore di sostegno, che una persona, beneficiaria di un amministratore di sostegno non possa sposarsi, così come non è detto che non possa fare testamento, tutto dipende da quella che è la sua situazione, proprio relativa alla sua capacità di agire, se c'è una consapevolezza relativamente all'operazione che intende fare. La gestione della Assolutamente propria sì. pensione, dei propri denari, è libera in capo alla persona o interviene l'amministratore di sostegno? Volesse fare un atto di liberalità anziché fare la crociera e il giro del mondo in 6 mesi, appena fosse possibile? Faccio degli esempi dove c'è un certo movimento di Certo, denaro. no, ma quello che lei sta dicendo sono poi le domande che mi vengono sempre poste. Allora, è chiaro che con la nomina di un amministratore di sostegno la vita viene ad essere, io uso il termine sempre un po' burocratizzata, nel senso che le spese devono essere chiaramente giustificate poi al giudice tutelare. Però questo non significa che la vita della persona viene ad essere stravolta, le sue aspettative non vengono tenute in considerazione. Certo, se una persona ha delle capacità economiche limitate non potrà certamente pretendere di andare in crociera, ma se ha delle esigenze, dei desideri e vengono questi ben illustrati al giudice tutelare, non è detto che il giudice non possa autorizzarle. La dignità, i desideri e le aspirazioni della persona, se sono frutto di una volontà consapevole, vengono assolutamente e sono, diciamo, gestibili rispetto a quello che è il patrimonio della persona, vengono assolutamente ad essere rispettati e tenuti in considerazione. Tutto sta all'onestà di chi, a chi riceve questo incarico, di comportarsi correttamente. L'onestà, la sensibilità, perché anche la Capacità. sensibilità gioca un ruolo, Sì. importante, ecco. Buongiorno, forse l'avete detto, questo è un messaggio. La differenza tra amministratore di sostegno e tutore, grazie.
Avvocato. La differenza è fondamentale perché appunto se viene nominato un tutore, quindi la persona viene dichiarata interdetta, la capacità d'agire, cioè la persona perde la capacità d'agire, cioè perde la capacità di porre in essere delle operazioni in senso giuridico. Io ho usato prima il termine, vi è una morte civile della persona. Con la nomina di un amministratore di sostegno questo non è detto che accada, dipende appunto dalla situazione che ci troviamo di fronte, perché appunto l'amministratore di sostegno è un vestito tagliato e cucito su misura rispetto alle esigenze della persona. Quindi con la nomina di un tutore la persona perde la capacità Certo, col d'agire. sostegno Con la invece nomina di un amministratore di sostegno non è detto che questo accada. avvenga. Tra Perfetto. l'altro faccio presente una cosa, che per dichiarare l'interdizione di una persona dobbiamo dar vita a un procedimento che richiede obbligatoriamente l'assistenza di un avvocato, mentre per nominare un amministratore di sostegno l'assistenza tecnica, cioè l'assistenza tramite un avvocato, non è Non è richiesta. assolutamente Perfetto. necessaria, tant'è che il ricorso può essere presentato anche dal beneficiario stesso, dalla persona che ritiene di dover aver bisogno Di questa di un cosa. Perfetto, amministratore di sostegno senza il bisogno di un avvocato. avvocato, lei ha aperto la porta all'intervento che adesso facciamo con il nostro ospite qui in studio. Dopo la pubblicità, come tecnicamente, quali sono i passaggi che tecnicamente è necessario fare? Perché il CAF, ne parliamo insieme tra poco.